Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Dragon Ball Xenoverse. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Allora, un'altra cosa ragazzi che ho fatto è stata quella di andare nel negozio di abilità e acquistare. Adesso vi faccio vedere, cambia il set abilità. Ho acquistato questa qui, colpo dell'ascesa maligna, attacco speciale. Poi lo proveremo in battaglia, vediamo un pochino. Poi pian piano acquisteremo anche altre abilità, eccetera, eccetera. Per il momento vediamo un po'. Missioni parallele. Aspetta, è offline, sì, perché prima ha dato errore server. Non lo so, forse c'è qualche problema con i server al momento. Va bene, andiamo con queste qui. L'attacco dei Saiyan. Ok, facciamoci questa qui. Ci proviamo, Difficoltà 2, nemici ne sono un fottio, quei bastardissimi piccoletti. Poi c'è Radish, Nappa e Vegeta. Vediamo. Ok, vai, buona fortuna, grazie, eh. Vediamo, vediamo se riusciamo. Allora mi prendo il mio Poku ma buono. Poi ci portiamo anche Goku che non è affatto male. Non so se puoi portarci. Allora, o Gohan. Lui ha un'aura più forte. Questi, vabbè, sono un po' più di vigore. Mi sembra brutto portarci questi Saiyan visto che li dobbiamo combattere. Quindi direi di portarci. Dai, portiamoci Junior. Vai così. Junior non è malaccio, dai, quindi. Comunque ho provato a fare anche una partitozza online e credo lo vedremo molto più avanti, ragazzi, perché c'è gente che già è a livello 1000.000 e questa è un po' una fregatura, nel senso che non ti dà stanze fatte con giocatori dello stesso livello, perché ho incontrato chi praticamente ha già finito il gioco perché aveva già sbloccato Freezer al massimo livello, Cell, tutti quanti i personaggi e quindi non riuscivo praticamente a fare niente. Va bene, sconfiggi Radish, Nappa e Vegeta. Attenzione. Da panico. Andiamo con questo qui prima. Mamma mia, che cattiveria. Rialzati subito. Spezzo le manine. Sì, ci prendiamo prima questo piccolino poi. Ok, e uno è andato. Avanti il prossimo, dov'è? Proviamo anche la nuova. Aiaia. Ah, ascesa maligna, gli diamo una botta per farlo salire in alto. Mamma mia, la cattiveria. Aspetta che non lo vedo. Abbiamo la sua stessa. Cazzo. No, ci piace anche l'ascesa maligna. Perché lo lanciamo in aria. In teoria. Cioè, ora siamo andati solo noi in aria, lui no. Aia. Maledetto Radish. Così. Che figata quando usa il teletrasporto e ce lo troviamo. Aia, aia, no, girati. Ok. Ogni tanto quando abbiamo il vigore, fortunatamente riusciamo a teletrasportarci per. Lascia stare Goku. Spezzo le mani. Oh. Vai così con cattiveria. Aspettate perché prima vorrei vedere se c'è qualche oggetto da raccattare. Perché non è male, calcolando il fatto che, come detto, è strutturato un po' a GDR, quindi. Vorrei recuperare anche un po' di questi oggetti. Gli altri oggetti erano da queste parti, se non sbaglio. Lì. Un po' più in basso, qui dietro, dove stanno imboscati. No, giù. L'altro dov'era? Qui sopra, forse. Vabbè, lì c'è il portale. Ah no, è qui dietro. Dove cazzo sta? Ma non è vero. Mi scusi? Dove è imboscato? Ma è qui nella pietra? Ah, ok, adesso ce l'ha dato. Però non. Dobbiamo. Ah, ok. Dobbiamo distruggere la pietra in questo caso. Va bene. Dov'è il portale? L'ho perso. Ho perso il portale. Scusi. Sono livello 11 e livello 11. Sì, ok, perché noi siamo saliti di livello, quindi. Giustamente, ho perso il portale comunque. Ah, eccolo qua, mamma mia, ci avevamo sotto i denti. Vai nell'area industriale. No, comunque è fighissimo, è fighissimo. Sta prendendo. Attenzione a Nappa. Aia. Nappa, sì, guarda che bastarda. Non lo lasciamo respirare.
Poi più avanti sbloccheremo. Oh, questa mi piace. Questa è quella che mi piace di più. Che si fa con classico quadrato e eccetera eccetera. Però bisogna avere un bel po' di vigore per poterlo fare, perché aia, che lo spostamento è basato sul... Dov'è? E Goku, non me lo togliere da sotto i denti. Occhio. Damose, quando fa ste cose, che è pericolosissimo. Eccola. Chi è K.O.? Qualche... Aspetta che... Merda. Dov'è? Venga qui. Separato sto figlio di... Aia. Ok, anche questo è andato. Vediamo se c'è qualcosa da raccattare anche qui. Area d'atterraggio. Capsule Corporation. Là c'è Yamka. Area d'atterraggio capsula. Lì è probabilmente dove siamo andati. Da dove siamo venuti. Perché lì c'è Capsule Corporation, presumo. Nemico, mentre lì... Sì, nemico anche lì, vabbè. Aspettate, vado un attimo qui a vedere cosa c'è in questa zona. Dov'era? Qui? Ma è dentro. Non so se possiamo entrare o se devo sfondare la porta. Devo sfondare la casetta? Mi sembra il caso. Si può? No, in realtà non... Non tantissimo. No, c'è qualcosa qui dentro, ma non me lo fa prendere. Vabbè. Che ci dice lui? Spiace, non posso più essere di aiuto. Coraggio, vai e usa il mio potere. Tipo? Sconfiggi, conto su di te. Ok, ci ha dato il suo potere, che non so cosa sia. Va bene. Ci ridice qualcosa? No. Vabbè. Capiremo magari strada facendo. Andiamo, Capsule Corporation. Qui dovrebbe esserci Vegeta. Sì. Aspettate. No. Venga qui, Vegeta, non faccia il culo. Aia, aia. Cazzo. Vegeta allo tosto. Mi hai detto. Stacca più un cazzo qua. Quando è a terra da panico. Occhio. È troppo suo. Sta combo da panico. Attenzione. Via. No, scesa istantanea. No, non abbiamo niente di particolare. Esplosione d'energia consecutiva, però dobbiamo fare da vicino. Ok. Sì, per quanto non sia il top, però preferisco gli attacchi normali. Ah, bello. Mamma mia, il teletrasporto che è tostato. Aia. Merda. Porca troia. Ecco, ce l'ha fatto pure lui. Bello il teletrasporto. Ma scusi, perché se la prende con me? Non vedo niente. Il panico stiamo creando. Me l'ha lanciato via. Occhio. Guarda questi con queste onde energetiche. Merda, se protetto il bastardo. Occhio. Dai, è così. Aia. Oh, vaffanculo. Gli attacchi da panico.
Non possiamo. Hai ricevuto equipaggiamento. Un altro nemico, chi è? Ah, sono venuti in aiuto Nappa e Radish, che già avevamo sconfitto, quindi non so se ce li dà vita piena. Hai ricevuto un'abilità. Ci ho rimesso anche Vegeta, però noi... Aia! Merda! Porca! Non abbiamo abbastanza vigore, evidentemente, perché non... Sono riuscito a teletrasportarmi. Vieni qua, starlo. No, guarda che... No, cazzo, si era allontanato troppo. Maledizione, la... Questo ci piace con cattiveria. No, c'è dietro. Aia. Allora, Junior, lasci fare a me. Ok, no, forse non... Ok, uno è andato. Avanti il prossimo. Aia. No, maledetti. Grande. Mi ha ripreso piccolo. Ok, ci stiamo un attimo riprendendo. Meno male. Anche loro comunque non stanno benissimo, eh. Per evitare che muoiano. Aia. Vegeta mi ha preso a bastonate sui denti. Dai che gli è rimasto poco, vaffanculo. Avanti il prossimo. Tutti su Nappa. Mamma mia, che cattivo. Non abbiamo tanta salute, quindi dobbiamo stare ben attenti. Dov'è? Venga qui. Che fa? Tenta di pararsi, io mi teletrasporto dietro, giovane. Ok, ricevuto un'abilità. Fottio di abilità abbiamo ricevuto. Ok, attenzione, abbiamo fatto un bel po' di punti. Va bene. Grado S, grande così. Missione superata con conclusione suprema. Ok, ci siamo riusciti. Premuto a gratis. Va bene, altri 300 punti per il prossimo livello. Frammento rigenerante, tuta da battaglia, Vegeta arrivo. Questa deve essere figa. Frammento d'aura. Vabbè, proviamoci a prendere la tuta da battaglia di Vegeta, male che va la vendiamo. Hai dominato un'abilità, abilità di schivata e attacco speciale, spezza braccio. Di schivata, onda esplosiva. Proviamo questa, onda esplosiva. Non credo ce le abbia date tutte e due, comunque presumo siano a scelta. Adesso andiamo a vedere. Spezza braccio, dobbiamo capire. Tanto comunque queste poi sono acquistabili, quindi poco male, quella che scegliamo, scegliamo. Vediamo se la tutina di Vegeta è più cazzuta di quella di Radish. Soprattutto se copre un po' di più è meglio ancora. Allora, andiamo a vedere le nostre abilità. Personalizza. Prima cosa il set di abilità. Schianto meteorite. Esplosione di energia consecutiva. Non lo prendiamo tanto il tipo. Colpo di energia. Dobbiamo togliere una di quelle. Proviamo a togliere il colpo di energia e mettiamo... No, però ci ha dato spezza a braccio, eh. Sono di energia consecutiva, a meno che non le ha messo tra le altre. Vabbè, un attacco con colpo caricabile, portato al massimo per spezzare la guardia del nemico. Può tornare utile. Forse è tra gli attacchi supremi quell'altro. Serie inarrestabile. Lancia una serie devastante di attacchi caricati. Raffica energia a massima potenza. Attacca con una serie di potenti. Ok, serie inarrestabile. Mettiamo. Questa già ce l'ha messa. Scesa istantanea che possiamo. Ah, con queste. Onda esplosiva. Scatena una potente esplosione. Infligge un duro colpo al nemico. Ci piace. Raffica energia. Ok. Serie inarrestabile. Onda esplosiva invece.
Salta all'indietro mentre roti su te stesso, attacca e metti un po' di distanza fra te e il nemico. Anche questa non sarebbe male, però lascio l'onda esplosiva. Ok, poi le proveremo un pochino, quindi dobbiamo provare sia spezzabraccio, serie inarrestabile e onda esplosiva. Se ce la facciamo. Vediamo un po' per l'equipaggiamento, tuta da battaglia di Radish. Ci aumenta quelle cose lì, mentre questa ci aumenta il vigore in più, invece dell'aura. Beh, il vigore non è male, eh. Sì, metto questa di Vegeta. È più figa. Anche più figa. Colori non possiamo personalizzarli. Va bene. Ok. Anche questa è fatta. Allora, vediamo un attimo cos'altro ci ha sbloccato. Presumo siano solo quelle lì, eh. Ora vediamo. Dobbiamo finire ancora queste missioni parallele offline. Eccoci. Allora, queste qui abbiamo fatto l'attacco dei Saiyan, esplodi e miscela, cioè tutti i Saiyan e i Saibaiman saranno i tuoi avversari. Che cosa ha fatto Vegeta? Va bene, proviamo. Vediamo, vediamo. Mi scelgo sempre il mio Poku con Goku e Junior. È andata bene questa R1. Aspetta, vediamo. Ah, cambia il vestito sostanzialmente. Va bene. Vediamo anche gli altri. Tanto per, eh. A 1 e 2 sì, non cambia moltissimo. Junior, o questo o questo. Vai con questo che sei più junior. Ok, dai, ci facciamo anche questa sperando che non duri mille anni perché altrimenti i video usciranno un po' troppo lunghetti. Però le missioni secondarie dobbiamo farle. Sconfiggi Vegeta, grande scimmia. Ok, c'è sempre la cosa come avevamo visto. Dov'è? Eccoci. Mamma mia. Ok, vorrei provare anche le altre abilità che erano. Queste ancora non le possiamo utilizzare, quindi spezza braccio. Ancora non ce l'ho da utilizzabile. Quindi intanto accumuliamo un po' di vigore facendo queste cose cattive. Aia. Questo era solo forse quando sono. Aia. Fanculo. Mamma mia, ci sto massacrando. Sto capendo se sono io che mi sto teletrasportando lui. Quest'altra invece, serie inarrestabile. Ma dobbiamo avere l'aura al massimo, mi sembra. Aspetta. Guarda se riusciamo. Maledetto. Aia. Uscito. Ma siamo in un sottopassaggio qua, non si capisce una sega. Giuro, stai a fare un macello questi cosi. No, ancora non possiamo. Via. Mi ho preso in pieno. Ancora. Non possiamo usare, non sono esploso domani. Occhio. Ah, l'altro c'era. Evidentemente Goku quello stava. Prima che inizia a lanciare cose strane. Aspetta. Oh, qua li possiamo rompere la guardia con quell'attacco che abbiamo provato a fare, ma sì, ce l'ha fatto però. Aia. Ehi, che cos'è? Occhio. Vaffanculo. Ok, c'è anche Tenenman, dov'è? Dove sta imboscato? Guarda dove. Ma che sta imboscando? Ah, ecco perché non l'avevano ammazzato, perché. Uppela. Mamma mia. Venga qui, sto massacrando di brutto. Guarda, però è veloce. Aia. Aspetta, Goku, maledizione con queste onde energetiche. Faccia fare un po' anche a me così.
Faccio malissimo. Ok, momento che controllo se c'è qualcosa da recuperare. Sì, là c'è Piccolo che sta cercando di volare. Area desertica, c'è un nemico. Area d'atterraggio capsula, probabilmente è quella che abbiamo già fatto. Ok, andiamo a recuperare un po' qualcosina. Noi comunque abbiamo anche queste capsule di energia, eventualmente, se vogliamo utilizzarle. Dov'è? Lì dietro. Lago sotterraneo. Ah, è un'altra zona, però. Attenzione. Vorrei prima andare a raccattare queste cose collezionabili. Che poi non sono propriamente collezionabili, ma sono oggetti che ci servono per... Lì. Per poter fare le nostre pozioni. Ricevuto un materiale. Ok. Andiamo nel lago nascosto qui. Occhio. Possiamo? No, è bloccato. Vabbè. Andiamo all'altro allora. Che okay, svolazziamo come se non ci fosse un domani. Nostro Poku. Area desertica, vai. Dai, è Poku. Qui c'è sempre nappa. Merda. Così. No, ci ha solato sto piccolo bastardo. Mamma mia. Che trambate. Dov'è il nappa? Vai su di lui. Non possiamo. Ah, serie inarrestata. Ce l'aveva quasi data. Solo che abbiamo utilizzato un po' di. Aspetta, aia. Proviamo la serie inarrestabile. Vai. Mamma mia. 10 colpi, è stato abbastanza veloce. Non ci abbiamo capito niente. Non è che faccio così danno, però. Aia. Vaffanculo. Un cattivello. Dai così. Combo da panico. Aspetta. No, merda. Ci siamo parati entrambi. È stata una cosa. Merda. Questo è bastardo perché quando inizia a caricarsi così, spezzo le mani. Allora, quando si copre così, facciamo lo spezzaguardia. Grande così. Come per tutti i picchiaduro ci vuole tempo per far pratica con i tasti, eccetera, eccetera, però poi pian piano si inizia a capire qualcosa di più. Aia. Già che, perché all'inizio eravamo troppo scarsi, effettivamente il vigore ci vuole. Aia. Secondo me conviene che utilizziamo. Aspetta, una capsula di energia. Ok, grande, Poku. Tra l'altro ne avevamo tre perché. Ce n'è data una sola, non lo so, però va bene. Ma c'è qualcun altro? Ah, sì, ci stanno sempre sti piccoli. Bastardi. Allora, a parte il portale, montagne. No, non c'è nient'altro. Quindi andiamo verso il portale. Vai. Perfetto. Allora, in teoria qui li abbiamo già sconfitti. Quindi c'è quel portale lì che però è bloccato. Lago sotterraneo. Oppure, dov'era l'altro? Area d'atterraggio, forse dobbiamo andare nell'area d'atterraggio. Intanto qua c'erano delle cose da raccogliere. C'erano delle altre qui. Dove? Lì, ok. Presumibilmente qui dietro, sì. Ad esempio, adesso lista come torna. No, però non me le dà adesso le altre. Perché io ne avevo tre, se non sbaglio, di.
Cose per recuperare energia. Area di atterraggio. Andiamo qui, vediamo. Ok. Radish. Mia. C'è troppo sta combo così. Subito. Ma è piccoletto, non riesco. E non me lo ammazzate subito. Oh. Guarda quest'altro. Non è tutto figlio di nulla. Ok. Mamma mia, con cattiveria. Andiamo anche da Radish. Non è così. Aia. Scusa, le trambate a me, no? Sto bastardo. Via. Vabbè. Merda. Questi mi vanno sempre a fare sta caricata da panico. Proviamo. Serie inarrestabile. No, non l'abbiamo neanche preso. Dove va? Vaffanculo, ste serie così inarrestabili non sono facili da fare, perché bisogna stare molto vicino all'avversario. Il problema è che quando siamo in tanti, questi me lo spostano, quindi. Ok, KO è andato. Montagne e Junior che sta facendo il pirla. Vabbè, andiamo verso le montagne. Dov'era? Lì, ah. Vai. Ok, vediamo dove dobbiamo andare. Ecco, adesso si trasformerà, presumo. Sarà un bel combattimento qua, eh. Abbiamo solo 5 minuti, però. Aspetta che non lo vedo più, dov'è? Nuovo nemico? Eccolo, ecco perché non lo vedevo. Dov'è? Scusi. No, cazzo vai. Poku. Allora dovremmo poter beccare la coda. Anche se sulla coda gli facciamo più danno, ma è improponibile riuscire a prenderla. La muove troppo spesso. Ok, così. Vai di nuovo sulla coda. Dai che gli togliamo il vigore. Piano piano. Forse. Occhio. Già gli è rimasto poco. Vai che togliamo. Togliamo un po' di vigore. Vai Poku. Grande Poku. Mamma mia. Cioè è durato meno da scimmia che. Non lo so. Mi sa che non ce l'abbiamo fatta a fare quella bonus. Troppo veloce dobbiamo fare. Ok, abbiamo fatto anche questa qui. Ci ha dato un bel po' di punti. Punteggi KO. Missione superata. Non abbiamo fatto il bonus combo. Maledizione. Nuovo livello. Comunque, perfetto. Frammento guardia. Frammento. Andiamo sempre col frammento. Attacco supremo. Cannone spacca tutto. Lo voglio. Attacco supremo. Cannone spacca tutto. Adesso lo andiamo subito a vedere. E poi lo attrezziamo subito. Non è spacca tutto. Tra quelle supreme, quindi sono quelle, diciamo, finali, quelle che possiamo attivare cliccando su entrambi i grilletti. E vediamo. Solo che consumano un quantitativo di aura impressionante. Va bene. Andiamo a vedere un po'. Allora, personalizza, cambia set abilità. Dovrebbe essere tra queste. Serie inarrestabile ci può stare. Onda esplosiva, raffica, energia massima. Attacca con una serie di potenti colpi d'aura. Questo è quello che vanno un po' a caso in realtà. Mentre cannone spacca tutto, libera dalla bocca tutta l'aura che hai caricato. Più grande è la tua aura, più potente è l'attacco. Assolutamente voglio questo. Va bene, perfetto ragazzi. Allora io direi che anche con questo video abbiamo concluso. Ah, un'altra cosa, aspettate. Personalizza su cambia oggetti battaglia. Forse ne possiamo utilizzare solo uno alla volta. Capsule energia M, ok. Mettiamo qui capsule energia P. Così almeno nel caso vediamo. Comunque va bene ragazzi, come detto ci vediamo con il prossimo appuntamento. Mi raccomando, un saluto dal nostro Poku. Grandissimo. Sta migliorando Poku, eh. Poku alla volta, ma sta migliorando. Va bene dai, ci vediamo con il prossimo appuntamento. Un saluto a tutti da Quel Taleale.